Negli ultimi 2 mesi abbiamo vissuto la maggior parte del nostro tempo all'interno dei nostri ospedali. Come medico e come infermiera, ci siamo trovati a doverci adattare a una situazione in rapida evoluzione che non conoscevamo e quindi una delle sensazioni, delle emozioni principali è stata sicuramente l'incertezza che ci ha obbligati a un adattamento sia dal punto di vista professionale, che dal punto di vista anche umano. E questo adattamento umano l'abbiamo poi dopo cercato di vivere come tanti all'interno della nostra famiglia, negli spazi nuovi, sia di luogo che di tempo, dove abbiamo dovuto reinventarci come papà e mamma, come genitori e dover riscoprire delle dinamiche in un contesto di emergenza. Un'altra cosa che abbiamo provato è che credo che abbiamo avuto un assaggio di quello che tante persone quotidianamente vivono per la guerra, per la fame, in situazioni di emergenza che ci sono praticamente tutti i giorni e non solo da 2 mesi, ma praticamente da una vita. Ci ha fatto soffrire la fatica dei nostri pazienti del non sapere come avrebbero affrontato la malattia, se sarebbero tornati a casa dai propri familiari, ma soprattutto la solitudine con cui hanno vissuto il ricovero e la malattia stessa. In tanti momenti ci siamo sentiti di voler essere mogli, mariti, fratelli o sorelle dei nostri pazienti e pensare a come una parola buona potesse essere tante volte di conforto per il paziente e per i familiari stessi. Un'altra fatica è stata quella della vicinanza spirituale. In alcune realtà abbiamo dovuto colmare l'assenza importante di preti o di suore per un conforto spirituale. Come cristiani è stato molto importante cercare di colmare questo vuoto che ci ha fatto soffrire. Noi siamo innamorati del carisma di Don Bosco, siamo cresciuti e siamo parte di un gruppo missionario salesiano che lavora per le missioni salesiane in Etiopia con i giovani e per i più poveri. E in questi mesi ci è venuto spontaneo chiedere a Maria Ausiliatrice la sua speciale e materna benedizione per noi e per i nostri figli. Come Don Bosco, al tempo del colera, aveva chiesto ai suoi ragazzi di indossare la medaglietta di Maria Ausiliatrice, di vivere in grazia di Dio, e li aveva poi mandati ad assistere i pazienti, i malati di colera, e questi non si erano poi ammalati. Come famiglia custodiamo anche una frase di San Paolo che ci piace molto: date ragione della speranza che è in voi. In questo periodo siamo stati consolati sicuramente dall'aver visto tantissima gente impegnarsi, tirar fuori risorse, volontà, desiderio per affrontare una situazione difficile. E questo indipendentemente dall'etnia, dallo stato sociale, dalla fede, dalla religione d'appartenenza. Questo è consolatore, ma per noi che siamo cristiani sicuramente c'è una cosa in più. Questa cosa in più è stato risentire profondamente che ciò che noi non potevamo possedere, nell'incertezza, nel timore, nella paura, Cristo c'è, è presente e questa è la speranza che ci dà la forza per poter andare avanti, sapendo che Lui può e può colmare ciò che noi non riusciamo a raggiungere.